Ina De Lorenzo sono sensazioni, suggestioni intime ed emozionali che vivono mediante le vibrazioni cromatiche dettate dalle velature di colore, dal fondo della tela dove emergono due occhi penetranti, pungenti, che riverberano nell'animo dell'osservatore. E si condensano nell'opera cuore e sentimenti, dove l'artista narra se stessa mediante le straordinarie cromie che si addensano sul supporto, il colore emerge vivo e bilanciato, i cromatismi armonici dialogano sulla tela. Gli occhi sono il punto d'accesso alla narrazione dell'opera, che si pone come l'anima dell'artista. Interessante è la verticalità del cromatismo che Pina conferisce come se l'amore fosse una suggestione che proviene dall'alto. Nell'opera Luce tra i fiori è ancora la natura la voce guida dell'animo dell'artista, come vediamo mediante la resa delle campiture di colore fitte che si diramano su uno sfondo verde. Si librano i rami dell'albero e protendono verso la luce. L'artista riesce magistralmente nella resa dello sfumato, vertendo su un gioco di luci che assecondano la matrice pittorica frutto dei moti dell'animo di Pina de Lorenzo. Emozioni che si concatenano, sensazioni che vivono mediante la pennellata vibrante dell'artista che conferisce dinamismo all'opera, il volo. La realizzazione tecnica della tela. Parte dal pensiero dell'artista che si concretizza nell'impulso materico dell'opera figurativa. La donna incarna la libertà del volo degli uccelli. Il tratto cromatico è deciso nella resa minuziosa del dettaglio. Essenziale per la realizzazione dell'opera è il coinvolgimento dello spettatore che diviene il protagonista delle fluide emozioni su tela che si librano nelle trame cromatiche dell'opera. Stefano Di Duca Occhi intensi, una finestra sull'anima, il portale d'accesso al cuore umano. Intensa è la lavorazione fotografica dell'opera e lo studio caravaggesco della luce che squarcia il buio di fondo, prorompente è la carica emotiva che plasma la figura, ove è fondamentale l'interpretazione magistrale del soggetto. L'artista di Duca riesce a rendere vive le sue composizioni fotografiche. Egli. Non cattura solo l'emozione del momento, ma riesce a tramutare l'opera fotografica in un'esplosione di suggestioni intense, in grado di emozionare coloro che osservano la composizione. La luce scivola fluida sulla pelle e contribuisce alla resa del panneggio del velo che la copre. Uno studio fotografico di matrice scultorea, ove arte e fotografia si fondono, dando vita ad un'opera d'arte. Un ritratto di donna, dove è la luce a plasmare la figura. Gli occhi sono il fulcro dell'opera, che conferiscono la lettura delle suggestioni intrinseche. La composizione di matrice pittorica richiama i ritratti delle composizioni leonardesche con una rivisitazione attuale. L'artista studia magistralmente lo schema di luce che anima la figura. L'osservatore viene invitato ad assecondare le proprie suggestioni, lasciando libero il pensiero che si fonde alla materia fotografica, interpretando secondo il proprio sentire le suggestioni conferite dalla luce, che scivola sulla pelle della donna incarnando un connubio di sensualità ed eleganza che riverbera nella figura femminile. La fotografia è il lavoro dell'anima. Con questa frase di Elliot Erwitt ci immergiamo nella lettura della terza opera fotografica di Stefano Di Duca, una composizione ritrattistica che guarda i ritratti rinascimentali della storia dell'arte. Interessante lo studio della posa della modella, una composizione piramidale che conduce l'osservatore ad immergersi nello sguardo della donna punto focale della composizione che si pone come vertice della stessa. L'occhio come sguardo sull'anima, sede dei sentimenti e delle intime suggestioni dell'essere umano. L'artista di Duca è animato dalla volontà di rappresentare la bellezza concreta, reale, non idealizzandola, ma piuttosto cercando di far emergere la verità dell'io. Milo Dodi. Impulsi caotici, il riflesso del mondo interiore che prende vita nella memoria dell'artista e diviene veicolo delle sue intime suggestioni su tela. Uno stile, quello di Milo, che parte da un intreccio di linee che si animano e si consolidano in un'immagine definita su supporto ligneo, richiamando l'impronta dello Zentangle, per poi evolvere la sua ricerca artistica e avvicinandosi alla doodle art su tela, vetro, ceramica e carta. I doodles sono il frutto del mondo interiore dell'artista, che si consolidano dapprima nella ricerca monocromatica del colore e successivamente addensandosi mediante l'utilizzo di colori accesi che danno vita ad un'opera di stampo pop. Nell'opera Panic emerge un volto fra il caos del mondo circostante, la riflessione sul passato che si fa futuro, emerge un'intensa riflessione sulla condizione umana dove il fruitore viene inglobato in essa. Nell'opera PIC. L'artista dà sfogo al proprio mondo interiore dove la paranoia diventa impulso artistico e la realtà si colora di sfumature cromatiche surreali. Sono forme astratte prodotto dell'inconscio dell'artista che si scontra con la realtà e genera un big bang di suggestioni emozionali. Il mondo della fantasia si libra su tela, le immagini, prodotto di una realtà rarefatta, diventano quasi tridimensionali e sembrano uscire fuori dalla terra. L'artista guida l'osservatore in un percorso arritroso, conducendolo nel mondo dei giochi, un mondo infantile dove il colore guida l'occhio vigile del bambino, facendo vivere la propria arte a seconda dell'interpretazione. Di coloro che la osservano. L'elaborazione inconscia dell'artista Milo Dodi si palesa nei simboli e nelle forme che si articolano nell'opera Kiwi. Il gusto pop si fonde agli impulsi mentali dell'artista che vede nell'arte la chiave d'accesso al proprio io. Le immagini apparentemente confuse richiamano le riflessioni, quei momenti di vita che Milo ha vissuto ed ha sintetizzato nel suo personale gesto pittorico. Evoluzione e ricerca sono gli elementi portanti dell'opera, in questo caso è come se l'artista volesse alludere alle membra del corpo umano e quindi richiamare la propria struttura conscia ed inconscia in una dimensione dove forma e concetto coesistono e si articolano sul supporto. Durante velature cromatiche intense danno vita alle suggestioni interiori dell'artista durante le campiture di colore richiamano le sfumature del pensiero tipico dell'espressionismo astratto dove gioca un ruolo importante l'individualità dell'artista. Il gesto pittorico è decisivo, il tratto cromatico intenso narra le sfumature dell'anima, dove si intersecano passione, la forza irruenta della consapevolezza, dittata dalle intense campiture di colore più scuro. Notevole è la capacità di sovrapposizione del colore senza però confondersi agli altri, ogni sfumatura rimane integra e a sé stante. Così come l'orizzontalità della tela che contrasta la verticalità delle campiture cromatiche che protendono verso l'alto, un duplice linguaggio che dà vita all'animo curioso e controverso dell'artista. Suggestioni inconsce si animano all'ombra dei pensieri. L'artista incarna la solitudine, immettendo l'osservatore in una landa desolata. Colori freddi tingono la tavolozza che vibra di malinconia. Il paesaggio appena accennato incarna un paesaggio interiore, evanescente, dove campeggia al centro l'ombra di una figura, come un essere umano che non è presente a se stesso e che trascina sconsolato la sua ombra, che si sgretola nella memoria dei tempi. Le velature di colore sono intense ma non definite, l'artista lascia la materia pittorica sgretolarsi davanti agli occhi di chi osserva. Un trattato pittorico di emozioni dense è ciò che l'artista durante delinea sulla tela. Velature cromatiche si animano fra le trame dell'opera Giungla. L'artista durante, mediante il linguaggio cromatico, dà vita alle suggestioni della giungla, la satrismo la forma, ingloba l'osservatore in un'esperienza multisensoriale dove si percepiscono i versi degli animali, il fruscio degli alberi. Curiosità e paura si articolano mediante il colore. L'artista guarda l'espressionismo astratto che rielabora mediante la propria sensibilità. Intenso è il richiamo a Jackson Pollock mediante l'enfatizzazione del gesto pittorico dettato dallo sgocciolamento del colore libero sulla tela. Fulcro della lettura dell'opera che si modula a seconda dell'occhio di chi guarda. Nicola Garrasi, intensa ed avvolgente la percezione multisensoriale incarnata dalle sfumature cromatiche del blu, che si addensa sulla tela conferendo tridimensionalità all'opera. Nella composizione La magia del blu, l'artista lavora sulla variazione cromatica del colore. Il colore blu ha un significato simbolico che richiama l'equilibrio e la quiete dell'anima. Garrasi gioca con i cromatismi che nei margini dell'opera avvertono sul giallo, richiamando i raggi del sole, per poi addensarsi in un blu sempre più intenso, si intersecano velature orizzontali con la proiezione centrale dove il colore protende verso l'altro ed è proprio il centro della tela. La chiave d'accesso per l'interpretazione dell'opera, l'infa vitale del pensiero intrinseco dell'artista. È interessante la capacità di lavorazione delle campiture cromatiche, una pittura emozionale che richiama quelle intense campiture di Claude Monet. Il fruitore avverte la sensazione di essere quasi inglobato in quel tripudio di gradazioni armocromatiche come se fosse lo scorcio di un paesaggio naturale. Una pittura, quella di Garrasi, che potrebbe definirsi impressionista astratta, dove la materia cromatica si addensa ed immerge l'osservatore nelle variazioni emozionali su tela. Suggestioni cromatiche si avviluppano allo studio prospettico della realtà che vive mediante le vibranti campiture di colore. La tavolozza si anima fra i colori caldi che si addensano, divenendo materia e plasmando il pensiero dell'artista che guarda al passato e lo sintetizza mediante un linguaggio innovativo. Garrasi converge nella tela il sapere artistico, richiamando lo studio prospettico di matrice rinascimentale e le campiture di stampo impressionista. Tutto questo viene condensato nell'opera Le luci del barocco. La chiave d'accesso al cuore pulsante della tela risiede nel titolo. Esso richiama la teoria dello storico francese Fernand Brudel, che vede nell'epoca barocca una nuova forma di gusto e di cultura, una civiltà, che rivestirà l'intera Europa e darà vita a una serie di creazioni moderne. L'intelaiatura prospettica si sposa con il concetto di luci del barocco, non solo per l'effetto luminista proveniente dalla porzione superiore della tela, ma soprattutto perché l'artista evoca il gusto per la teatralità che emerge nella scultura berniniana dell'estasi di Santa Teresa d'Avila. L'artista Garrasi dà sfogo al suo sapere storico-artistico condensandole una composizione che ripercorre quei punti focali della storia dell'arte. Richiamando il celebre romanzo di Giovanni Verga, l'artista Garrasi dà vita all'opera ai malavoglia con l'intento di omaggiare lo scrittore siciliano e la sua amata Sicilia, un connubio di arte e letteratura che vive mediante le velature cromatiche richiamando il paesaggio di Acitrezza, in provincia di Catania. Le pennellate di colore richiamano la pittura impressionista, riecheggia la composizione degli scorci paesaggistici di Monet. Interessante lo studio della gradazione cromatica che vive mediante il connubio di luci ed ombre rese magistralmente dall'artista. Intensa la capacità di sintesi del cromatismo, di Nicola Garrasi, che dà vita ad un'opera pittorica sinestetica, dove l'osservatore viene coinvolto in una narrazione che ingloba i sensi. La resa del paesaggio è minuziosa. Garrasi pone l'attenzione sui dettagli che richiamano il paesaggio siciliano. Luigi Guerrieri. La natura come voce dell'anima ed il colore, cuore pulsante da cui l'opera trae l'infa vitale. Sono vortici emozionali quelli che si diramano dai rami dell'albero che fonda le sue radici nell'acqua, l'acqua come fonte di vita origine dell'essenza del mondo. L'albero incarna la vita umana, le cui fronde simboleggiano le dinamazioni del pensiero dell'essere umano che vive di luce propria. Su un cielo rosso emerge la luna, che nella sua valenza simbolica richiama l'eterno ritorno. Simbolo dei processi ciclici, essa sancisce quell'inizio passivo dettato dal riverbero della luce solare una luna che illumina il mare come fosse un faro guida che traccia il sentiero delle riflessioni umane Luigi Guerrieri utilizza il colore in maniera surrealista alterando la percezione del reale conducendo l'osservatore in un viaggio nei meandri del sé inducendolo alla riflessione mediante i cromatismi intensi e le forme essenziali della figura e della natura. Coesistenza, un'opera intensa dove le pennellate sono evanescenti e si modulano seguendo il pensiero dell'artista. Guerrieri, bilanciando i cromatismi, dà vita ad un'opera armocromatica, un paesaggio ideale, surreale, dove su una distesa d'acqua sorge un albero le cui fronde, ancora una volta, Protendono verso l'alto. Un albero della vita che incarna l'essenza umana e l'acqua richiama l'essenza della vita nelle sue molteplici sfumature, alludendo alla nascita e alla rinascita dell'anima umana. Il paesaggio interiore si riflette nella sfera che divide in due l'opera. Osservando il riflesso si noti come esso sia capovolto. L'artista vuole alludere alla coesistenza di due anime, l'appartenenza di due essenze che si compensano convergendo una nell'altra. Interessante l'allusione suggestiva alla natura, in quanto vita umana e natura hanno un'intima connessione. La memoria si dissolve nel ricordo del tempo come l'acqua del mare che scivola via, come materia liquida su tela e si condensa nell'opera Ricordo di un attimo. Il linguaggio pittorico di Guerrieri richiama il concatenarsi di terra e acqua, elemento cardine nelle sue opere è l'albero della vita, che come fosse la firma dell'artista suggella l'incontro tra i due elementi. Il Ricordo di un attimo richiama l'impianto simbolico dell'opera surrealista della Persistenza della memoria. Le onde del mare Richiamano il ricordo che vive nella mente umana, come l'infrangersi delle onde sugli scogli della vita. L'albero, dalle radici fisse nel terreno, incarna la solidità dell'io. Come fosse quella punta dell'iceberg, frutto delle teorie freudiane inerenti alla struttura della personalità, l'albero è quindi il fulcro della vita umana.